4, 3, 2, 1, partite, vai il tennis! Contro Fio Rosa, direttamente dal Giro d'Italia, in partita la prima tra Conte in Rosa. Sindaco di Volpago, Paolo Guizzo, l'organizzazione a cura del Comune insieme a quello di Giavera, le motivazioni della vostra proposta? Ma diciamo che questa iniziativa nasce dall'amministrazione di Volpago, che poi ha giustamente coinvolto anche Giavera, perché il tragitto interessa entrambi i comuni. Ma diciamo che le finalità sono chiare ed evidenti. Questa è una manifestazione che viene organizzata per essere un momento di incontro, fra l'altro il primo incontro dopo un periodo molto lungo con il Covid, in cui non abbiamo potuto avere eventi con questi numeri. Dicevo, le finalità sono molto evidenti, che vanno ovviamente dal sostegno alla LILT, questa associazione che fa moltissimo per le donne quando sono in difficoltà, ovviamente a seguito della malattia, e poi soprattutto in maniera particolare, che io ripeto sempre, per sensibilizzare alla prevenzione, perché in realtà la prevenzione, quindi controlli che vengano fatti prima e quindi individuare per tempo il problema, la malattia, molte volte significa risolverlo in tempi molto celeri. Manuela Bertuola, assessore ai servizi sociali, forse la prima promotrice, la vera promotrice di questa tradotta in rosa, perché? Io sono molto sensibile alle donne e a tutti i problemi che le avvolgono. Allora, il fatto di avere una bellissima collaborazione con l'ILT in questi anni, che sono stata amministratore a Volpago, ci ha portato veramente a una prevenzione importante. Infatti gli altri anni, sempre nel mese di ottobre, abbiamo avuto il dottor Rizzetto che ci ha fatto delle visite gratuite. Questa è a sostegno veramente di tutte le donne che si stanno curando, che stanno passando un momento difficile, perché è importante. È importante perché credo che in questo anno e mezzo di Covid il tumore e tutte le altre malattie siano state un po' abbandonate e non più menzionate, ma non per questo si sono eliminate, insomma. E allora io veramente mi sono impegnata per sostenere tutte le donne. L'adesione è stata forse molto superiore alle attese? Sì, abbiamo avuto quasi 1000 adesioni e di questo infatti sono molto, molto contenta per la partecipazione che ho avuto, insomma, che si è, delle donne che si sono iscritte. Eventi del genere non si fanno da soli però? No, assolutamente, c'è un gruppo di lavoro dietro e ringrazio tutti, ringrazio il mio collega assessore Manuel Capedron e poi anche il consorzio, gli alpini e tante altre persone che hanno collaborato. Io adesso non voglio menzionarle per non dimenticare nessuno, ma veramente c'è stato un gruppo di lavoro che ha lavorato bene. Quindi si può già pensare alla seconda? Magari, sì, mi piacerebbe tanto. Questa è la prima edizione della tradotta in rosa, ma la LILT è da tantissimo tempo che è impegnata contro i tumori. Sì, è molto importante perché rappresenta un'iniziativa di rilancio delle attività dopo un anno e mezzo di paralisi legata alla pandemia. Quindi siamo molto grati ai comuni di Volpago e di Giavera per aver realizzato questa iniziativa anche in tempi molto brevi, perché ci permette di ripartire, e le marce in rosa sono molto importanti anche come sistema di finanziamento, oltre che di diffusione di quelli che sono i messaggi importanti della LILT, soprattutto nel campo della prevenzione, perché noi promuoviamo corretti stili di vita, cioè non fumare, alimentarsi in modo corretto, consumare l'alcol in modo responsabile, fare attività fisica, che sono iniziative molto, molto, molto importanti per ridurre l'incidenza dei tumori, e si è visto in alcuni casi anche per ridurre l'incidenza delle recidive nei pazienti che hanno avuto un tumore. Il Covid in questo periodo ha fermato la diagnosi precoce oppure procede tutto normalmente? È stato un periodo di emergenza per gli ospedali, per cui ha rallentato sia gli screening oltre che l'attività chirurgica e molte altre iniziative. Noi speriamo davvero che la pandemia sia giunta al suo termine e che si possa ripartire, perché la salute è fondamentale, la prevenzione è una parte importante per mantenere la salute.